è un nome unico, è un nome comune, rientra nel novero di 5.000 rose, di 2 miliardi di donne, di 3 miliardi di uomini, no, le donne sono di più, sempre, come sempre. Rientra questo grigiore nell'annegamento della donna che amo, in questo mare di donne, dell'uomo che amo, in questo oceano di uomini tutti uguali. Ma è così. Vedete, questo passaggio è importante perché adesso ci introduce nella pagina più alta in assoluto della letteratura mondiale sull'amore. Cioè nasce da questa esperienza l'incontro con la volpe. E dal pianto, dalla delusione, ho sbagliato tutto. Tante volte nella vita noi ne abbiamo la terribile percezione. Non ho capito niente. Non ho capito niente. Ci fa approdare però spesso questo fallimento. Ricordatevi, ho detto che l'aereo che ha dovuto fare un atterraggio di fortuna nel Sahara è un incidente meraviglioso perché permette all'aviatore di incontrare questo poeta della vita. Questo angelo, questo messaggero, questo profeta, questo maestro, che è il piccolo principe, e adesso dal naufragio nelle lacrime, perché ci sono tante rose, e mi sento disorientato, sbalordito, e senza più la mia rosa. Al momento ce ne sono tante. E allora il problema. L'interrogativo con cui ci introduciamo in questa pagina, per cui vorrei che smetteste anche di respirare, tanto è importante, non esagero, nasce da questo dilemma. Ma la mia rosa è veramente soltanto la mia rosa? È una rosa unica al mondo? O è il clone di 5.000 rose? Per questo entra in scena una volpe. È l'unica presenza femminile in questo testo. Sono tutti maschi. L'aviatore, il piccolo principe, il cartografo, il vanitoso. È un testo quasi al maschile. Ma ecco che come nel libro, nella fiaba di Pinocchio, arriva la fatina con questo tocco di leggerezza. Con la sua femminilità. E nell'economia, forse, nella mia lettura, del piccolo principe, la volpe, qui, con il suo meraviglioso pelo, con la sua pelliccia, è la donna, la maestra, la madre, è con lei che educa ai sentimenti. Ma oggi c'è ancora qualcuno che educa ai sentimenti. Vorrei che entrassimo adesso in questa pagina come entrando in una chiesa dove c'è un suo organo, dove ci sono delle candele, dove siamo presi dal mistero. E non esagero, non esagero. Sfido chiunque di voi a cercare nella letteratura mondiale una pagina così alta che è una fiaba sull'amore. Come si fa ad amare? Dove si impara ad amare? Quali lezioni dobbiamo ascoltare? L'aviatore ha fatto tante lezioni di volo. Lezioni di volo, Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Volo di notte e altri testi tutti ambientati nella sua passione. Ma c'è una scuola dove si impara ad amare?